Ciao a tutti amici del libro, oggi torniamo con un nuovo appuntamento della rubrica di libri illustrati per bambini. Ecco qui che vi presento oggi un gioiellino, i fantastici libri volanti di Mr. Morris Lesmore di William Joyce. Allora, è un gioiellino, un capolavoro. E poi William Joyce, tra l'altro, è famosissimo perché ha scritto e illustrato decine e decine di storie per bambini e ragazzi, ha anche collaborato con la Disney per disegnare i personaggi di Toy Story, insomma ha fatto un mucchio di cose, è famosissimo, ha anche scritto il libro su Nicholas Nord, sarebbe Babbo Natale, che poi ha ispirato il film delle 5 leggende. Allora, questo libro è edito dalla Rizzoli per 15 euro. Ecco qui, la storia di Morris Lesmore è un'applicazione per iPhone, iPad, è un cortometraggio d'animazione che ha vinto l'Oscar nel 2012. Allora, adesso, cioè ieri io ho controllato e l'applicazione non c'è più perché il signor Joyce qui presente ha scritto e illustrato un altro libro che si chiama The Numberless, sarebbe i numeri. E quindi l'applicazione che è scritta qua, scopri la realtà aumentata con l'app bla bla bla, adesso è dedicata ai Numberless, non c'è più questa applicazione purtroppo. Comunque il cortometraggio c'è, io l'ho visto, lo trovate su YouTube, anzi qua sotto vi metto il link ed è fantastico. Allora, di cosa parla questo libro? Questo libro parla della storia di Mr. Morris Lesmore, che è semplicemente un ragazzino che desidera scrivere, diciamo così, la storia della sua vita, la storia della sua vita, ma sia per l'inesperienza, sia per... come posso dire... Sì, un attimo! Stavo dicendo, sia per l'inesperienza, sia per il fatto che non è ispirato, che non ha vissuto la propria vita appieno, eccetera, eccetera, non riesce a scrivere questo libro. Cioè, questo libro continua a scriverlo, però... Allora, di cosa parla questo libro? Sostanzialmente parla di Mr. Morris, questo ragazzino, intento a scrivere la storia della propria vita. E, tuttavia, questa storia che lui scrive, questo libro che lui scrive giorno per giorno, non è un libro che ha una vita propria, come vedete gli altri volare. Vuoi per l'inesperienza, vuoi perché Mr. Morris ha appunto ancora tante cose da comprendere e da imparare, accade un piccolo evento che lo farà giungere verso altri lidi, diciamo così. Scoprirà il favoloso mondo dei libri, arriverà presso una biblioteca in cui i libri hanno vita propria e resterà in loro compagnia per tutta la vita, leggerà libri per tutta la vita fino a quando poi si separerà da loro dicendo una frase bellissima: mi rimarrete tutti nel cuore. Quindi sostanzialmente è una storia romanticissima, dolcissima, dedicata a noi lettori. A noi lettori. Sì, qua vedete Humpty Dumpty, io me lo ricordo dal film d'animazione Il gatto con gli stivali. Oh, che è successo? No. Lo si sta rompendo? Mm.
Questo libro parla di Mr. Morris, che in realtà non è un mister perché è un ragazzino che scrive la storia della propria vita su un libro che tuttavia non può essere un libro completo al 100%, perché ancora Morris ha ancora tante avventure da vivere, tante esperienze da fare. Per cui accade un evento che poi lo conduce presso una grande libreria dove troverà appunto questi libri volanti che lo accompagneranno per tutta la vita, fino a quando poi giustamente diventerà vecchio e dovrà a malincuore separarsi da loro, dicendo tra l'altro una frase bellissima che dice appunto: vi porterò tutti nel mio cuore, o una cosa del genere. Veramente una fiaba bellissima, dedicata a noi lettori, a noi che amiamo leggere e anche ai bambini, perché anche se non possono comprendere, penso, il grande senso di questo libro, le illustrazioni sono fantastiche, quindi penso che è davvero un gioiellino anche per i bambini. Vi faccio vedere qualche tavola. Cioè, rendetevi conto della bellezza delle tavole, che poi tra l'altro questa storia non è stata illustrata solo da lui, ma anche da un altro autore, che adesso non ricordo, e infatti poi la differenza nelle illustrazioni si vede. Vediamo se riesco a beccarne una. Ecco qua, quando arriva in libreria. Niente, non riesco. Ah, ecco, questa, cioè si vede la differenza di tratto, no? Questa è una tavola disegnata dall'altro autore, che in questo momento, scusate, non mi ricordo. Questo invece è il tratto di Joyce. Bene, non voglio farvi vedere tutto perché troppi spoiler, vi rovino la storia romanticissima e bellissima. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video, per avermi ascoltato, e spero vivamente che comprate questo libro. Deve essere per forza nelle vostre librerie. Ciao!